Così ci può raccontare come nasce, come si... Da parecchi anni io frequento questa bellissima località che è Vallauris, sulla Costa Azzurra. Questa località è famosa, tra l'altro, per una lunga residenza di Picasso che realizzò delle ceramiche importanti, conosciute in tutto il mondo, in qualche modo è uno dei protagonisti di una delle rivoluzioni ceramiche del dopoguerra. Ce ne sono state altre, ben inteso, eh? Ce n'è stata anche una dal di solo negli stessi anni e una leggermente più tardi negli Stati Uniti in California. Però questa rivoluzione produsse a Vallauris una serie di personaggi, di artisti, di altre opere che in qualche modo decisero che quella era l'Atene della ceramica del dopoguerra. Tra questi un artista italiano molto importante che però aveva lasciato l'Italia nel 1957 per andare a vivere a Parigi e metà dell'anno, della stagione, viveva proprio da quelle parti, in un paesino che si chiama Seignan. Questo artista all'inizio degli anni 90 non aveva mai fatto ceramica, stranamente, perché tutti i suoi colleghi, era milanese d'origine, questo Peverelli, all'inizio degli anni 90 non riuscì a far nulla dal Bissola, quindi all'inizio degli anni 90 decide, raccomandato da una figura importante di un fotografo che si chiamava Dre Villers e che era uno dei grandi fotografi di Picasso. Picasso era un personaggio vanitoso, cioè quando lo fotografavano, lo filmavano, era felice. Raccomandato da Villers, va presso una manifattura che si chiama La Cigale, cioè la cicala, che era stata fondata da una persona nata a Pradles, qui in Cunese, che si chiamava Jacques Ribeiro. La famiglia Ribeiro era proprietaria di questa manifattura che aveva avuto grande successo economico e commerciale, ma non si era mai impegnata nella produzione di ceramica. Quindi è il primo episodio di collaborazione di un artista, nel caso Cesare Peverelli, con questa manifattura. C'è un gruppo di opere straordinario in seguito a questa collaborazione, cioè più di 100 ceramiche, tutte molto complesse, grandi. Se venite a vedere la mostra, non si tratta di vasetti, si tratta di veri capi d'opera, e viene paradossalmente però dimenticata questa esperienza, perché si fa una mostra nel 93 alla fine di questa collaborazione, poi Peverelli comincia a declinare, cioè per 7 anni, fino alla sua morte nel 2000 a Parigi, non produce più niente. Quindi è un canto del cigno che in qualche modo è stato rimosso dalla storia dell'arte. Quindi noi riusciamo per la prima volta a far vedere cos'è stato questo canto del cigno e l'importanza che ha storica al di là del periodo. Perché senza dubbio è l'ultimo episodio a Vallauris, in questa città, di picassismo d'alta qualità. Cioè si chiude anche la storia di Picasso con questa sperimentazione, questa mostra. Accanto noi facciamo vedere delle grafiche di Picasso fatte per gli artigiani del luogo, perché poi l'importanza fondamentale è il rapporto con gli artigiani, perché uno poteva essere un grandissimo artista ma non possedeva la tecnica della ceramica. E poi un esempio delle prime contestazioni del picassismo di Picasso, con una stanza dedicata a un artista e architetto napoletano che all'epoca alla Biennale di Vallauris prese una posizione non più di omaggio, sapete, il francese dice omaggio a Picasso, ma di oltraggio a Picasso. Benevolo, spiritoso, come sono i napoletani, però senza dubbio una presa di distanza da Picasso.